Buongiorno da Margherita Montalto per Globus Television. Siamo nella sala giunta del Palazzo Comunale di Catania in attesa della presentazione della conferenza stampa nella quale verrà illustrato Wonder Time Catania, la rassegna internazionale di arte diffusa e ideata dall'imprenditrice artista catanese Rossella Pezzino De Gironimo. Signor Sindaco, in questo particolare percorso di arte e cultura che vede comunque protagonista il Comune di Catania e non solo, quali sono le aspettative per la nostra città? È un'iniziativa di grandissima valenza culturale, pedagogica, che permette di valorizzare 30 location di grande valenza all'interno della nostra città, non tutte particolarmente conosciute. Agli organizzatori va certamente il plauso delle istituzioni, è un chiaro e limpido esempio di connubio fra pubblico e privato, di cui credo si senta fortemente l'esigenza all'interno di un contesto di vacche magre, laddove i contributi pubblici non possono essere più elargiti, cosa che invece accadeva puntualmente nel passato, e quindi agli organizzatori di Wonder Time va certamente il plauso delle istituzioni. Il Comune di Catania, con in testa l'assessore Barbara Mirabella, ha fatto tutto quello che era opportuno fare nel tentativo di dare un supporto concreto all'organizzazione di questi splendidi eventi che per 30 giorni coinvolgeranno la nostra città, permetteranno di valorizzare alcune location di inestimabile valore ma non perfettamente conosciute. Quindi sono davvero felice oggi di presentare ufficialmente questa seconda edizione di Wonder Time. Questo particolare evento cosa rappresenta per il suo assessorato e soprattutto visto che è appena insediata? Sono molto felice di iniziare la stagione con Wonder Time per vari motivi. Innanzitutto per un programma sofisticato, un programma che parla di arte diffusa, che ha questa durata importante. Un mese consente di vivere il progetto, di scoprirlo e soprattutto di entrare in quella Catania antica, in quel nostro cuore della città che talvolta non viene toccata dalla cultura, sebbene essa è contenitore assoluto di straordinarie bellezze. Un percorso interessante che va dalle arti figurative, alla musica, al teatro, quindi davvero un modo per approcciarsi a questa Catania del desiderio, no? Il tempo del desiderio con questi quattro elementi. Catania tra l'altro è una delle poche città che li racchiude tutte e quattro, pensate, l'acqua con il mare ovviamente, la terra, il fuoco e l'aria, quindi Catania è Wonder Time e i quattro elementi. Tra l'altro ritengo che questa sia un'iniziativa che entra, sebbene in maniera importante, in colloquio con la città senza però saccheggiarla, anzi in maniera inclusiva, dove pubblico e privato, dove associazioni, artisti, ma soprattutto artisti da moltissime parti del mondo entrano in contatto lavorando in maniera univoca, in maniera di sistema, progetto. E poi non ultimo, tra i vari eventi in programma, mi piace anche ricordare l'evento secondo me abbastanza straordinario del 11 settembre, cioè la possibilità di portare l'orchestra del Teatro Massimo Bellini con 75 elementi al di là della Porta Garibaldi, che ha ovviamente per l'organizzatrice una visione simbolica, l'arte che va oltre ciò che una volta era una porta doganale. L'arte non è di nessuno, l'arte è di tutti, l'arte entra nei quartieri, entra nelle periferie, e questo concerto delle cui note secondo me si sentirà parlare per molto, che riecheggeranno nelle nostre municipalità, nella prima, nella sesta in questo caso, ma questo è solo l'inizio di un percorso che vogliamo fare. La cultura deve essere vissuta a tutti i livelli, quindi siamo molto contenti. Soprattutto nei quartieri un po' problematici, e quindi è importante dare ad essi una luce e uno smalto nuovo, anche in proiezione di quello che è un futuro sempre migliore per la nostra città, no? Sì, guardi, senza luoghi comuni, io credo che ho scoperto, conoscendo il comitato promotore di Wonder Time, che è una sorta di factory, cioè mette a sistema energie. La musica mette sempre insieme alle persone, l'arte talvolta sembra non essere recepite da taluni cittadini, ma in realtà rimane sempre. Io credo che anche quando tu la, tra virgolette, subisci nel tuo quartiere, non puoi non rimanere affascinato o comunque incuriosito, e in ogni caso serve da stimolo. Quindi prevedere un evento
che racconti l'arte a tutto tondo in questa parte della città, e speriamo che l'anno 21 il Comitato voglia ancora più ampliare il proprio progetto, credo sia una grande opportunità che non potevamo perdere. Cosa rappresenta per il Comune di Catania questo evento? Una grande occasione, un'occasione di riqualificazione di spazi urbani che una volta erano parte del centro storico ma che ora vivono in maniera un po' marginale. La possibilità di far conoscere ed inserire nuovamente dentro percorsi turistici e culturali questi spazi, la possibilità ancora di far conoscere complessi, strade, spazi urbani possibilmente quasi quasi dimenticati anche dagli stessi catanesi, e di farli conoscere anche a chi non è di Catania. Certo, perché comunque sono degli spazi un po' limitrofi alla sono limitrofi e quindi non sempre vengono valorizzati in quanto per le motivazioni problematiche che rappresentano. Quindi che input diamo con questa manifestazione anche alle persone che abitano in queste zone un po' non dico dimenticate, ma insomma sono un po' escluse da un contesto. Allora, anche gli stessi abitanti di questi spazi, di questi siti, di queste strade, saranno coinvolti in questi progetti culturali, e io sono pienamente convinta che la cultura ha la possibilità di far ricucire anche tutto ciò che è stato un po' messo da parte. E allora sono molto felice perché ho letto il programma e quasi quasi questa manifestazione coincide col mio insediamento. E mi è parsa una fatidica circostanza che ho apprezzato molto. Spero di poter assistere a tutte le manifestazioni e penso che l'antico e il presente si riuniranno in un connubio culturale veramente fondamentale. Siamo con la organizzatrice, imprenditrice catanese Rossella Pezzino De Gironimo, che ci illustrerà in cosa consiste questa rassegna culturale. Dunque, Wonder Time vuol dire al tempo della meraviglia, è un progetto nato l'anno scorso, questa è la seconda edizione, si propone, non è un progetto elite, è un progetto d'arte, noi seminiamo la bellezza, ma non soltanto per la Catania bene, noi vogliamo, questo progetto ha come scopo quello di seminare la bellezza anche nei quartieri cosiddetti dimenticati, per cui per esempio ci sarà un grandissimo concerto, un importantissimo concerto l'11 settembre a Piazza Palestro, luogo come si dice dimenticato perché fa parte di un quartiere emarginato, dove invece noi metteremo tanta musicisti, una pianista strepitosa che suoneranno il concerto numero 2 di Rachmaninoff, e dove io spero che vi sia il maggior numero di persone, ma ripeto, è un progetto inclusivo che vuole abbracciare, non assolutamente escludere. Ma che periodo durerà? Quanto tempo durerà questa manifestazione? Questa manifestazione dura un mese, ci sono tante cose, ci sono progetti artistici, ci sono spettacoli, concerti, spettacoli teatrali, ci sono progetti per i bambini, workshop, visite dedicate alle famiglie e con bambini, ci sono tantissime cose, tra cui per esempio anche abbiamo in una ex fabbrica di scarpe, stiamo mettendo dei graffiti che sono stati da noi tolti da un artista che si chiama Daniele Parioperra, sono stati staccati dalla ex centrale del latte di Catania e rimontati in questa centrale, in questa fabbrica, e faremo anche dei workshop per i ragazzi, per i giovani, per tutti coloro che vogliono imparare come si staccano i graffiti, perché raccontano la storia di un popolo e quindi non vanno dimenticate queste cose, vanno conservate perché è arte anche quella. Ci spiega come interagite con Wonder Time Catania? Per noi è il primo anno di partecipazione a questa manifestazione e siamo stati ben lieti di cogliere l'occasione per poter entrare a far parte di questo circuito. La nostra sede è un istituto particolare perché in effetti noi ricopriamo un ruolo istituzionale all'interno della Regione Sicilia di incremento ippico dei cavalli e di mantenimento delle razze in purezza,
ma nello stesso tempo ci troviamo da più di 150 anni all'interno di una struttura che è una valenza artistica notevole, in quanto il Collegio dei Gesuiti dell'inizio del Settecento, e quindi vogliamo cogliere l'occasione all'interno di questa manifestazione di far conoscere a quante più persone possibili il nostro sito, che sicuramente ha un'importanza, ha una valenza, ha una bellezza sicuramente che non si trova in tutti i palazzi presenti su Catania. La direttrice del Polo Museale, Maria Costanza Lintini, ci illustra il ruolo che ha in questo Wonder Time Catania. Noi contribuiamo con gli spazi, perché gli spazi della Manifattura Tabacchi, destinati ad essere il Museo Interdisciplinare di Catania, sono gestiti dal Polo. Con Rossella ci siamo incontrate e lei ha apprezzato tantissimo gli spazi manifatturieri del cortile, e insieme con le opere di arte contemporanea saranno visibili anche dei frammenti di mosaico, sarà visibile la corte appunto della manifattura, l'esposizione con materiali dalla Catania greca, per la maggior parte provenienti dalla stipe votiva di Piazza San Francesco, ovvero è un incrocio di diverse epoche, di diversi manufatti, che spero piacerà, che avrà successo.